E come ultimo cuccio di tutta la ciliegina dell'intermediario, che fimo una bella intervista a Herman Mettano e a tutti i Rumatera, sì o no? E ora, come sei? Tutto bene? Tutto bene, va. E domani anche, ti ho sorpresa. No, ma io poca, mi prego. Perché sei il mio problema. Sì, no, ma io che fa problemi. Che fa problemi, che non si può nominare adesso. Diciamo che però... Dice grossi. Diciamo che femmine, quando che io mai ha sorpresa, è più contente, diciamo. Diciamo così. Sì o no? Una femmina. Una, sì. Da sola. Una, capite, una dopo. Te fatica. Esattamente. E ora, anche a te, Medrano, se parecchi anni che ti giri qua, scena, anche non solo in Veneto, sì, anche. No. Beh, l'amico ha fatto il percorso inverso, come sia con l'inglese, so passare l'italiano e so tornare al dialetto. Cioè, ti proprio. Ma ti sembra buon parlare in inglese? Sì, più o meno. Dovevo scomiciare. Ah, beh, dai, è importante scomiciare dopo. Dovevo scomiciare con l'inglese. E diciamo che col dialetto ti catti meglio. Diciamo che mi sono scattato bene abbastanza subito, quindi ho continuato. Ma secondo te, in tutti questi anni, non so che te. 84 anni. Però insomma, te ne dimostri pochi, ma non te ne hai neanche così pochi. Sei, effettivamente, vado su per 38 quasi. Orco cancagnetto. Orco cancagnetto. No, i porto. E ti porti tutti, cioè. Tutti. E ora, no, dimmi, ti. No, no, diciamo che seriamente, da quando che ho cominciato a me, robe si è cambiata veramente. Come deve cambiare, secondo me? E si è cambiata, allora, sotto l'aspetto del pubblico, si è cambiata in meglio, secondo me, perché quello che dico per quanto riguarda il rap, si è solo migliorato. Dopo che c'è stato un peggioramento da parte invece di qui che ho fatto il rap, secondo me, se ga sempre più, come dire, americanizzare il comportamento. Insomma, a fine i tosi casi che deve essere a New York e invece sia per Aga e Vigosa, voglio dire, non è che te capito? A mio sto punto, voglio dire, non sai che te che a fare io amico del ghetto, te sì. No, ma perché mi domando, stasera qua, e ora, adesso gli altri, vabbè, cerchiamo anche gli altri 2 minuti a seguire a moda, non sai sì, che ma se bello, voglio dire. Sì, no, non sai che andiamo via. Da. Quei braghe di Vigogna, però. A coste larghe. però, diciamo, che se siete che la strada è fiasta questa questione qua, no? Sì. A me voglio domandare, che se c'è anche gente che va in giro con la pistola nel tuo ambiente, sì o no? Che ne è, qualcheduno che ne è. Magari, mi capisco se sta a Roma o Milano o Napoli. Sì. Boh, può essere che... Però, se uno sta giustamente a pelare e Vigogna, sa. Quando che va a mangiare l'esso da Sosia, esatto. Al Venere. Col cren. Voglio dire. E vai là con la pistola, come sai che vai a messo? Niente, il problema è che entrando ne a parte, che se sente che va alla fine, che resta coinvolta talmente tanto che non riesci più neanche ne fuori da che parte, quindi è un problema. Ma guarda che se rode sono cognaca, creda, le gnaga. Mi vergogno quasi. Mi vergogno perché dopo ti dice, ah ti fai rap? Io. Io. No, qua pistola. Come no? Era. Ti mangi un giocetto di sorpresa, te vedi. No, era pistola. Ah no, ieri no, era pistola. Non so cosa che ti devo cercare, ma sei più a destra. E c'è il cellulare. Esattamente. Ah bene, oh, ma comunque, mi so che ti sì, una persona che quando che parla con cognizione di causa, diciamo, che di solito ti segue quello che ti dici, o di no? Solito? Sì. Adesso come ho avuto ti devi, hai visto, tutto rosso sfona, Passo anche a fatica. Vabbè, ma siamo di fare una fiera di festa. No, voi sapete che ieri qualcosa che ti avevi a cuore a dire, sti tosati. Chi viene su adesso, chi fa un fiato di musica, chi ha perso anche un fiato al senso del divertimento alcuni, perché... Che c'è tanti che abbandonano l'uso degli strumenti, cioè a chitarra, strumenti proprio, è strumento per suonare, cioè a chitarra, a batteria, il basso, il sax, a tromba, tutto quello che te vuoi. E a tromba. E tanti a tromba. Più che altro nessuno è a tromba. Non si sa perché. Sarà che ha carenza di vitamina F che magari ogni che tanto... Che manca, effettivamente, era su. No, e adesso che c'è tante più macchinette, voglio dire, che c'è il computer, che c'è... i campionatori eccetera, anche quello va bene, se ti piace far musica va bene, anche quello, niente del nostro ambiente, tanti smanetta con che robe ha, basta mettersi, ecco, adesso manca anche la voglia di mettersi su che robe ha, se è penoso devo dai Medrano, non ti vedo dare che cambia le robe, cambia, perché è opitosi quando chi vede che robe non è comoda come che viene fatta da che altri, dice ma ora mi tocca a me, e anche il punto è di sì. Te tocca a te, te hai da fare a tua parte, mettiti in gioco, te tocca, fai. Esattamente. Fai un bel applauso a me. Bravo. Mi so,
mi so, perché so sentimentalmente coinvolto con questi discorsi qua, che te hai fatto una canzone con Lu Matera ultimamente. Te sei coinvolto sentimentalmente e anche materialmente. Esattamente. Che dà proprio il nome a sta trasmissione qua, che è Tosi de Campagna, sì o no? E ora qua abbiamo il resto dei Lu Matera. Adesso mi sento anche una fiammona, mi fa le domande perché mi sono risposte. Effettivamente. Però fermo i Tosi de Campagna. Che c'ho bisogno di far conoscere a tutti. Bisogna un attimo fare finta di essere. Ho fare i tiri. Non mi sono scritte perché dopo non mi ricordo. Lette prima, però. Sì, te pare. Se meglio che ti sfruttano. Te pare puttanai queste. No, e ora guardiamo una roba. Perché, e ora mi so per esperienza diretta che vi attivi si ingegnai per esportare, diciamo, sta roba dei Tosi de Campagna anche al di fuori di quello che è il Veneto. Ora intanto sarebbe importante definire cosa che è un Tosi de Campagna, perché abbiamo avuto segnali all'interno della trasmissione, nel senso che Medrano che ha detto la sua, Furio che ha detto la sua e anche Duilio che ha detto la sua, e quindi se puoi carpire, però demo una roba concreta che uno fa riconoscere i Tosi de Campagna, a parte la dimensione della tega che è sempre importante. Però bisogna sempre dare una occhiata per essere sicuri, però i Tosi de Campagna, se gente che te vedi che se bea ruia, bea gresa, però che non si vergogna di esserlo. Oh, e che se fiera, che ne va fiera, e che ha voglia di far festa sempre insieme, e da dire una roba a dise in faccia, senza star là, senza star là a minarsi a tanto. E quindi l'importante è riuscire a comunicare questo spirito qua, di essere sempre sinceri, ma senza mai paura. Un grosso applauso al Porcellissimo. E non sbaglia mai.